E questo fa capire quanto il matchmaking di DBD sia lento. Lobby simulator davvero? Sì, sì. Per killer, per sul no. No, vabbè. Cosa malissimo. Unicorno gioca a Surv? Nah. You disappoint me. You disappoint me. Signor Giacomo Parco. Perché giocare a Surv annoia un po'. Ogni tanto no, ogni tanto sì, dipende. Dicevo che quando mi trovo a giocare Surv, o mi vengo cesato abbastanza, mi rendo conto che lo trovo noioso, per me almeno. La cosa bella del killer è che sei sempre attivo, capito? Ah, sono incastrato. Devo prenderlo. No? In Surv non sei sempre attivo. Alcune volte devi stare per 1, 2, 3 minuti sui generatori di fila senza poter fare niente. Ed è abbastanza noioso, onestamente. Beh, anche da killer sono noioso. Sono noioso perché in Surv fa anche cacare. Perché non mi sto neanche impegnando. Io non sto neanche impegnando, mi raga. Cioè, tiro abbastanza dritto e quel che succede, succede. Ho sbagliato qua. Ok, c'è. Tunnel incoming. Così. Più ufficioso. Palese l'MMR basso. Guarda, ti posso assicurare di no. Non so come farlo sto loop. Peccato, c'ero. L'idea c'era, non sono riuscito a farla, sfortunatamente. Ciao Feldrin, buonasera. Il più bello è arrivato? Guarda. Molto volt. Forse così alto diventa basso. Nah, non credo. Tecnicamente dovrei essere top, ma merda. Qualcuno è qua. Ci ho provato. Are you trying to make me angry? Close. Nice. Mi prende tantissimo il gomito, raga. Mi stanno mozzicando le zanzare, porco due. Stanno mangiando vivo le zanzare, altro che. No, ho sbagliato. There's no point in dying. Dove sta il sopravvissuto? È qua, eccolo là. Vedo gli scratch marks. Non vedo l'ora del cambiamento degli scratch marks, porco due, giuro. Sono proprio curioso di vedere come saranno. Ma quelli rimangono lì e c'è anche l'altro tizio che è da Donook. Vabbè, dillo, io volevo fare una slide, non ci riesco.
No. Volevo spedirlo uno contro l'altro, ma non ce l'ho fatta. Tanto con quello prendiamo quel potere così da diminuire il CD. Speriamo. Mi aspettavo un pre-drop. Ciao Brutale, buonasera. Una Sadakina, va bene. Non, davvero non l'ho preso? Forse l'ho colpito col fianco per questo. In che senso? Li migliorano. Migliorano come vengono visualizzati. Devo prendere una delle due Kate. Non so quale, non so. Andiamo comunque per lui che ha dato nuke, assolutamente. Ciao Frank, buonasera. Adesso c'è il pallet drop. Compiamo con forza brutale. No, ci sono riuscito. Mi è tornato al mare? E sul gancio. Io voglio vedere più killer come Vomitina Vecna Ignoto Chucky. Che senso ne vuoi vedere più? Aspetta da giocare, che giochi o che escono simili? Sto aspettando solo lo sprint burst qua. Playtime is over. Ho visto anche un tizio lì in fondo, ma fino per lui. Anche perché questa zona ormai l'hanno già strautilizzata per i loop, quindi pochi pallet. Se mi butto un uovo addosso mi si cuoce in questo momento. Mai non finire. Ricorda che Emilia facciamo un giveaway speciale su Instagram. Ma quanto siamo? Ragazzi, mi raccomando, martedì pomeriggio alle 17:16 per provare Dracula assieme. Se siete anche solo curiosi, venite su Disc, cioè su Twitch. Dai. Questi devo dire mi hanno dato un pochettino più di pepe sui generatori, però dai, questi hanno giocato un po' meglio rispetto agli altri. Chase non tanto, però. Sui gen un po' più efficienti, dai. Abbiamo la botola? Nope. Non si sa ancora niente, Solz. Ultima notizia, sono sicuro che sarà ricco Trevor Belmont. Belmont. Ma Dracula d'agosto, potevamo fare da Halloween o giù di lì. Perché? Ma Dracula di Castlevania non c'entra col Dracula di horror, right? Dai, Kate non ha modi per liberarsi da... Vabbè, porco tu. Non fa neanche il 4, spero. Dai, buono. Beh, un po' horror è Castlevania. Vabbè, sì, tecnicamente parlando sì, però. GG.
troppo facili sti qui. Ah, mi sono dimenticato anche di registrare qua. Cioè, talmente sono easy che non so neanche registrare. Pensa che invece Dracula e Castlevania il killer vampiro sarebbe dovuto essere Strahd. Signore vampiro di D&D. Poi hanno optato per Beckman. Strahd ci stava. Bello Strahd, uno dei miei personaggi preferiti. Ho che fatto una campagna su Strahd. Non è andata molto bene. Non è facile da portare Strahd. Minu. Miau il cazzo. Dai, Minu, porcaccia la madocina. Che hai fatto, guarda. Gli offri il tè? Io l'ho fatto. Ciao Pino, buonasera caro, come stai? Facciamo il pallet drop di God. Oppure sono solo abbriaco e incapace di usare il secondo dash. Porca miseria, la schifezza di... Mamma mia. Quel miss non dovrà mai esistere. No, dai. Su cosa ho sbattuto esattamente? Su di lei? Sai che c'è? Affanculo di potere. Il pick up instant. Stavo guardando lo schermo, che animale ha indicato. Prova a indovinare. Grazie all'urpino. Droppa sto cazzo di palle. Non so come giocarlo sto loop, onestamente. Me lo tiro dritto finché non lo droppa, perché davvero non so come giocarlo. You can actually think you can defeat me. Scusate. Dato di parte, penso, qualche neurone. Colpa vostra sicuramente. No, non mi è partito il click. Oh. Ho visto anche lo Steve lì, che sono in due a fare save. Davvero non mi ha dato l'hit? Esco di merda. Alcune volte davvero mi fa questionare la mia sanità mentale sto gioco. I expected more from you. Per un secondo che solo lui ha capito che era un asino. Just getting started. È rotto il cazzo di sprayarti. Beh, non sta andando male. I'll see you dead. Sarete mentale cos'è? Me lo immagino come una pecora, ma con i braccioli sulle quattro zampe. Ah!
Grazie. Ma se mettete un sergente intorno a una pecora, io penso che affoghi e basta, perché immaginate una pecora con tutta la lana bagnata. Guarda che la lana bagnata pesa un fottio. Effettivamente le pecore, cazzo, non sanno nuotare. O sì? Cioè, immaginatevi una pecora gigante con tutta la lana bagnata. Cazzo, davvero affoga, eh? Playtime is over. Che era un moto continuo, energia rinnovabile, continua a girare in circolo. È come un gatto con cosa di tostapane dietro, cosa di marmellata. Un bambino con lo stesso pannolino di 2 settimane. Ma penso ben di sì. Beh, direi che li avevo asfaltati questi. Vabbè, ma che Snake cerca più che arrivare su Google. Sai cosa regalare? Non so cosa. Beh, se tu vuoi regalarmi qualcosa, mi puoi regalare un petauro. Io voglio un petauro, grazie. Vediamo se Wiggly. Che due coglioni che sei, guarda, se non ci arrivo ti slago per 4 minuti. Perfetto, slagate per 4 minuti. Guardate che non si allontani, intanto adesso c'è pure lo slow. Così se lo mangia Minuo? Ma è bellissimo il petauro. Vediamo, pecora di mare, com'è che si chiama? Pecora di Mauro. No, di mare, non di Mauro. Ma che è sta roba? È terrificante. Ma poi ha la faccia da mucca, non ha la faccia da pecora. Ha letteralmente la faccia di una mucca, raga. Sembra una vacca. Chi è Mauro? Ma che cazzo ne so? Raga, è una mucca. Se lo guardi in faccia è una mucca. Potete dire quello che volete, ma è una mucca, cioè. Orso di mare. Cerchiamo orso di mare. No, ve lo faccio vedere anche a voi cosa cerco. Full screen. Orso di mare. Così vedete anche voi. Ma che schifo!